rappresentanti di questa piazza e di noi europarlamentari, cittadini al Parlamento europeo, il messaggio è chiaro: no TTIP non passeranno. Un piccolo aneddoto che è stato veramente comico. Qualche mese fa, durante il semestre europeo, vennero in delegazione diversi ministri dell'attuale esecutivo Renzi, tra cui la ministra Guidi. Abbiamo chiesto direttamente alla ministra, visto che quale occasione migliore di questa, visto che aveva ribadito per l'ennesima volta che terminare i negoziati del TTIP è una priorità del governo italiano e soprattutto farlo il più velocemente possibile, abbiamo chiesto alla ministra quali fossero questi grandi vantaggi da lei decantati di questo trattato. Avete sentito finora tutte le critiche, ha detto magari ci sarà qualcosa che ci è sfuggito, forse non siamo stati abbastanza attenti. Ebbene, la ministra Guidi ci guarda, fa sì, effettivamente sulla vicenda del TTIP abbiamo commesso un errore. Incredibile, ho detto forse un po' di autocritica, ho detto sì, non abbiamo investito abbastanza per fargli adeguatamente pubblicità per spiegare i grandissimi vantaggi che ha. Gli abbiamo detto ce li dica, siamo qui, ci sono tutti i parlamentari, gli europarlamentari italiani ben lieti di ascoltare le sue parole. Mi dispiace, è tardi, devo andare via, ci aspettano per pranzo. Ecco, questa è stata la risposta del governo italiano. Come diceva prima Dario, stiamo portando avanti una grandissima battaglia che è in primis una battaglia per l'informazione, per la trasparenza. Ancora oggi siamo costretti a scrivere nelle opinioni delle nostre commissioni che noi stiamo combattendo contro questo trattato e non sappiamo neanche di preciso le clausole con che formulazioni vengono proposte e negoziate. Li chiamano appunto dei papers, delle posizioni pubbliche dell'Unione Europea che con grande fatica adesso hanno cominciato ad essere pubblicate. Non sappiamo minimamente quali sono le proposte degli Stati Uniti, non sappiamo minimamente su quali bozze questi signori si stanno mettendo d'accordo. Volevo toccare un tema in particolare, un tema che abbiamo affrontato nella commissione di cui sono membro, la Commissione Affari Costituzionali, il tema del cosiddetto ISDS. Comincia a essere fumoso già a partire dall'acronimo. In inglese vuol dire Investor State Dispute Settlement, è una clausola che serve a determinare quale sarà l'organo giurisdizionale competente per andare a dirimere un'eventuale causa tra un investitore privato e uno Stato. E già vi rendete conto da questa semplice definizione che c'è qualcosa che non va, perché vuol dire che abbiamo messo un investitore privato allo stesso livello di uno Stato sovrano democraticamente eletto. Ebbene, questa clausola prevede quindi che qualora appunto l'investitore in base al TTIP si senta leso dei suoi diritti, si senta soprattutto leso del suo profitto, possa portare davanti a una corte arbitrale commerciale uno Stato che ha legittimamente difeso e tutelato il diritto e l'interesse dei suoi cittadini. E se pensate che tutto questo sia uno spauracchio, un qualcosa che non si è concretizzato, beh, vi posso assicurare che l'ISDS è una clausola molto diffusa ed è già stata utilizzata. Come? Dove? Qualche esempio: la Chevron in Ecuador era stata condannata da un tribunale nazionale dell'Ecuador dopo una causa lunghissima e con pressioni che potete immaginare a risarcire per 18 miliardi di dollari le popolazioni indigene colpite, massacrate, letteralmente distrutte dall'estrazione petrolifera. La Chevron non ha accettato questo risultato, ha portato lo Stato ecuadoregno davanti a una corte privata, lo ribadisco, una corte in cui praticamente gli arbitri vengono selezionati all'interno normalmente degli avvocati dei grandi studi internazionali americani. Qualcuno ha fatto delle statistiche, dicono che nel 64% dei casi si è trattato all'incirca di qualche decina dei soggetti, sempre gli stessi. Ebbene, lo Stato ecuadoregno è stato costretto, di fatto, è stato bloccato e paralizzato nel dare esecuzione a questa sentenza e quindi l'interesse di una multinazionale ha completamente scavalcato l'interesse e i diritti dei cittadini. Ugualmente in Canada, il Quebec, ne parlava prima Dario, ne parlava prima anche Marco, aveva stoppato praticamente, aveva chiesto una moratoria, ottenuto una moratoria nei confronti del fracking, questa pericolosissima modalità estrattiva degli idrocarburi. Ebbene, una compagnia ha deciso di sentirsi lesa dei suoi profitti da questo punto di vista, ha fatto causa allo Stato del Canada, che risponde per il suo Stato federato del Quebec, e molto probabilmente la vincerà.
quasi sempre, nella grande maggioranza dei casi, vincono le multinazionali con questo meccanismo, e soprattutto non c'è alcuna trasparenza né garanzia di imparzialità e terzietà dell'organo giudicante. Noi crediamo che i nostri sistemi giuridici abbiano molto da insegnare e non debbano essere in alcun caso scavalcati da una corte privata. Crediamo anche che questa è una battaglia per lo Stato di diritto e dello Stato di diritto. Non possiamo permettere in alcun modo che gli SDS e il TTIP vadano in porto, e vi do anche una piccola buona notizia: in Commissione Affari Costituzionali 2 giorni fa c'erano 2 italiani presenti in particolare che hanno spinto molto questo emendamento. Io per il Movimento 5 Stelle, Barbara Spinelli per l'Alto Europa con Tsipras, siamo riusciti a inserire nell'opinione della Commissione Affari Costituzionali il completo rifiuto da parte della Commissione Affari Costituzionali del meccanismo ISDS. Questo non è solo merito nostro, ma è merito di tutti voi che siete qui a mettere pressione, perché grazie a questa pressione i socialisti sono rivenuti sulle loro posizioni originarie e hanno votato con noi. È sintomo che quando il popolo, quando i cittadini sono consci dei loro diritti e sanno che non debbono essere calpestati, le vittorie possono essere centrate. Tanti pesci piccoli possono mangiare il pesce grande. Grazie di vero cuore, continuiamo la battaglia. E lascio la parola a Eleonora. No, TTIP, TTIP, go home.